Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Siamo all'inizio di febbraio, quindi è ovvio che questo è il momento per parlarvi delle letture fatte durante il mese di gennaio. Quindi vi mostrerò tutti i libri che ho letto, mettetevi comodi, magari prendetevi anche due popcorn perché non sarà un video brevissimo, dato che a gennaio ho avuto la fortuna di leggere molti libri. Tutti diversi uno dall'altro, alcuni migliori, alcuni peggiori, quindi niente, direi di cominciare. Il primo libro finito a gennaio è Notte sull'acqua di Ken Follett. In realtà questo libro l'ho iniziato a dicembre del 2018 ovviamente e l'ho concluso i primi giorni dell'anno, però ve ne parlo perché appunto non ve ne avevo ancora parlato. In questo libro Ken Follett di nuovo torna a dimostrare la sua bravura nello scrivere romanzi barra thriller che ci facciano rimanere incollate alle pagine dalla prima all'ultima. Abbiamo diversi personaggi che vivono all'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra e che per un motivo o per un altro si ritrovano tutti sullo stesso aereo della Pan America che deve sorvolare l'Atlantico per portarli dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Come sempre nei suoi romanzi, Ken Follett inserisce dei personaggi completamente inventati, come infatti sono i protagonisti di questo libro, ma all'interno di un contesto storico estremamente curato, dettagliato e veritiero. Difatti, come ho detto, siamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e tutto ciò che riguarda l'ambientazione storica, gli eventi storici e soprattutto l'aereo che li porterà dall'Inghilterra all'America sono veritieri, perché appunto lui ha studiato e ha fatto in modo di descrivere tutto nella maniera più realistica possibile. Difatti l'aereo che li porterà è stato studiato nei minimi particolari, non soltanto l'aereo in sé per sé, ma anche il personale che stava a bordo, le ore di volo, il prezzo dei biglietti, i servizi che erano offerti, il tipo di clientela che riusciva ad accedere a questo tipo di viaggi e così via. E quindi viene raccontato uno dei primi viaggi che appunto si fecero sopra l'Atlantico per trasportare passeggeri veramente a due capi estremi del mondo. In questo caso quindi abbiamo, come ho detto, diversi personaggi, si trovano su questo aereo, ma che cos'è che li accomuna tutti? Li accomuna un segreto, ecco, che è dietro a tutto ciò, dietro a questo viaggio. Difatti il motorista di questo aereo è sotto minaccia. Sua moglie è stata rapita e gli è stato detto che dovrà obbedire agli ordini impartiti da uno dei passeggeri se vorrà rivedere sua moglie viva. Quali sono questi ordini? Trovare un modo, non si sa come, lo deve trovare lui, di far atterrare l'aereo in un determinato punto sulla costa del Canada, se non erro, senza spiegargli ovviamente il motivo. Sicuramente ci sono di mezzo dei loschi individui, dei traffici clandestini o comunque qualcosa che va al di fuori ovviamente della legge. Quindi il motorista si trova costretto, nonostante sia un uomo d'onore, a dover obbedire a questo ordine per proteggere la vita di sua moglie. La capacità di Ken Follett è quella di descrivere un gran numero di personaggi, ovviamente personaggi che riusciamo a seguire bene, ognuno di loro, a conoscerli, a seguirne le vicende senza sentirci mai confusi, ovviamente. Comunque riesce a descrivere diversi personaggi, tutti in maniera molto accurata e molto veritiera. Si passa da un adolescente che ha voglia di fuggire da casa, a agenti dell'FBI, a un ladruncolo che sogna di diventare un borghese e così via. Insomma, abbiamo tanti personaggi diversi, ognuno con le sue caratteristiche, le sue attitudini, i suoi desideri, i suoi sogni e che ovviamente ripone in questo viaggio. Chiaramente, man mano che si va avanti con la vicenda, l'azione diventa sempre più pressante. Si vuole arrivare in fondo per vedere come si risolverà la vicenda e io amo l'equilibrio che riesce a trovare Ken Follett in ogni suo libro, perché tutti gli elementi sono perfetti, almeno secondo il mio gusto, e adoro soprattutto i finali che riesce a trovare.
Il primo libro che ho effettivamente iniziato a gennaio e concluso a gennaio è stato The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ovvero Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Perché l'ho detto in inglese? Perché l'ho letto in inglese. Diciamo che questo libro era la lettura che era prevista per il club del libro. Se avete visto il mio ultimo video, quello dove vi parlo appunto della riunione del club del libro, vi ricorderete che la tematica era appunto libri classici. Ho letto questo libro perché una ragazza tra di voi me l'ha consigliato, mi ha detto appunto che secondo lei, vedendo insomma poi i miei gusti e regolandosi ecco sulle mie letture, seguendo i miei video, pensava che questo libro mi sarebbe piaciuto. Infatti è stato così. Sull'app Libri, che si trova sull'iPhone, ricordavo che alcuni titoli si potevano trovare anche gratuiti, quindi ho cercato questo libro, l'ho trovato solo in inglese in versione gratuita, non erano tante pagine, quindi ho detto perché no, sarà anche il modo per riprendere a leggere in inglese, che era anche poi uno dei miei buoni propositi per quest'anno, e quindi l'ho letto in inglese sul cellulare praticamente. Il libro mi è piaciuto moltissimo, devo dire prima di tutto che la scrittura mi ha davvero catturata, mi è piaciuto il modo in cui viene descritto l'ambiente e le sensazioni che Mr. Hyde diciamo riesce a dare a tutto ciò che lo circonda nel momento in cui è presente in un determinato luogo. Quindi il fatto è che basta che una persona si avvicini a lui per sentire dei brividi lungo la schiena, o anche semplicemente un ambiente diventi più tetro, più cupo, più quasi che fa paura, ecco, soltanto perché lui è lì presente. Questo perché ovviamente l'autore ha voluto evidenziare quanto l'anima cattiva, l'anima nera, sia in grado di permeare tutto ciò che la circonda, e questa sensazione io l'ho sentita mentre leggevo. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che la storia è stata raccontata, a parte l'ultimo capitolo, tutto dal punto di vista di personaggi esterni a quelli che poi sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Difatti la maggior parte della storia viene raccontata dal punto di vista di Mr. Utterson, che ha un rapporto di lavoro e di amicizia con il Dr. Jekyll e che a causa di dei comportamenti un po' sospetti e di una fiducia totale che il Dr. Jekyll ripone in questo famigerato Mr. Hyde, fanno un po' insospettire Mr. Utterson della sua sanità mentale, perché appunto si preoccupa per l'amico, dato che vuole mettere nelle mani di questo famigerato Mr. Hyde tutti i suoi averi nel caso in cui gli succeda qualcosa. Inoltre Dr. Jekyll comincia ad avere degli atteggiamenti un po' fuori dal comune, si isola, non vuole vedere nessuno e così via, e Mr. Utterson, spinto dal bene che vuole a questo suo amico, è intenzionato ad indagare su chi sia questo Mr. Hyde, perché sia entrato all'interno delle loro vite in maniera così prepotente, ma soprattutto chi sia realmente, dato che intorno a lui aleggiano soltanto storie terribili di violenza, di omicidio, di terrore. Adesso magari dirò un paio di cose che potrebbero svelare anche un po' del finale del libro, quindi magari se non l'avete letto, se non l'avete studiato a scuola, non conoscete la storia e volete leggerlo, allora magari vi consiglio di andare un po' avanti e riprendere dal libro successivo. Difatti volevo fare una riflessione su quella che è secondo me la metafora principale che sta alla base di questo libro, ovvero il fatto che in ognuno di noi alberghino due anime, la parte più oscura, quella che vorrebbe dar libero sfogo a tutte le nostre pulsioni, e quella invece che è più buona e che comunque si attiene alle regole della società. È difficile trovare un equilibrio tra queste due parti, anzi quello che ci chiede anche l'autore è quello di domandarci se noi effettivamente daremmo libero sfogo a tutte le nostre pulsioni, ai nostri istinti primordiali, se non esistesse una società a contenerci. Forse nel nostro caso, nella nostra società moderna, è un po' più difficile da capire, ma in realtà questo si adatta benissimo a quella che era la società dell'epoca, ovvero l'epoca vittoriana, in cui gli istinti erano tenuti sotto controllo, anzi erano nascosti per una vita che doveva essere vissuta all'insegna dell'apparenza. Quello che noi mostriamo doveva essere quello che la gente vede e non deve scavare oltre, non deve capire niente di più, perché solo quello che è permesso noi possiamo effettivamente esternare. Quindi in una società così chiusa sicuramente una domanda del genere è più che pertinente. Inoltre è stato detto che
probabilmente Stevenson con questo libro ha anticipato qualcosa di ciò che successivamente avrebbe detto Freud, ovvero che in ognuno di noi esistono praticamente tre poli: quello che ci spinge a seguire le regole, a rispettare quindi il prossimo, la società, il vivere comune; quello che invece darebbe libero sfogo a tutti i nostri istinti, indipendentemente dal male o dalle sofferenze che potremmo procurare; e una terza parte che invece è come se fosse la nostra coscienza e deve mediare tra le due così estreme. Ed è qui che c'è diciamo anche la rappresentazione fisica di queste tre parti. Abbiamo Mr. Utterson, che è colui che rappresenta le regole, la società da bene. Abbiamo ovviamente Mr. Hyde, che rappresenta gli impulsi più terribili, e ovviamente Dr. Jekyll, che fa un po' da mediatore dentro il quale albergano entrambe le parti. Il finale che Stevenson ha voluto dare al suo libro, secondo me, dà un po' una risposta, o comunque è quello che lui crede sia la risposta alla domanda: ma cosa accadrebbe se dessimo libero sfogo alla parte più nera della nostra anima? Forse lui, con il finale del libro, ci vuole dire che il bene vince sempre. Comunque il libro mi è piaciuto molto, sicuramente l'avrete capito, e sono felice anche di aver condiviso con voi una riflessione un po' più approfondita. Altro libro letto a gennaio, e qui spendo veramente due paroline, è questo: Yoga, manuale per la pratica a casa. Avevo questo libro in libreria da diverso tempo, ma in realtà l'ho letto in maniera approfondita, ecco, soltanto adesso. Il manuale si compone di due parti: una parte di spiegazioni, quindi appunto più da manuale, e un'altra parte invece di esercizi. La parte che riguarda appunto la teoria è quella che ci spiega quali sono un po' le basi dello yoga, nel senso che secondo me pone le basi per tutto ciò che c'è da sapere se una persona vuole approcciarsi a questa attività che è appunto lo yoga. Quindi ci sono dei capitoli dedicati a tutti gli argomenti principali, come può essere la storia dello yoga, la respirazione, il rilassamento, la dieta yogica, i benefici che lo yoga ha sul nostro corpo e così via, la meditazione. Quindi ci sono tanti argomenti che vengono trattati in maniera abbastanza approfondita, poi ovviamente diciamo pone le basi, ecco, per ognuno di essi. Poi ci saranno, se uno è interessato, delle letture da poter fare per approfondire ogni singolo argomento, ma credo che avere una panoramica su quello che è il mondo dello yoga sia importante per chi vuole approcciarsi a questo mondo, e quindi questo libro sicuramente può tornare utile. Inoltre il libro è pieno di, vi faccio vedere magari, di immagini che possono aiutarvi a capire meglio ciò di cui parla. Per esempio qui ne abbiamo una, oppure qui, per vedere i benefici sul fisico che lo yoga può porre. Addirittura alla fine abbiamo anche delle ricette, dei consigli per mangiare in maniera un po' più sana, perché poi è questo che lo yoga vuole: farci sentire più sani. Quindi l'ho trovato, diciamo, ben fatto da questo punto di vista, molto interessante, e ve lo consiglio. Per quanto riguarda invece la parte degli esercizi, li ho trovati un po' inutili, diciamo, perché a meno che non si conosca già un po' la pratica yoga, quindi magari conosciamo alcune posizioni che si chiamano asana e vogliamo magari approfondire quella determinata posizione, vogliamo capire tecnicamente qual è la maniera giusta per farla, allora sì, questo può essere utile. Ma sicuramente seguire un intero corso, ecco, una lezione tramite immagini contenute nel libro è praticamente impossibile. Questo perché è difficile seguire delle immagini, dato che dovremmo fermarci ogni volta per guardare il manuale, renderci conto di cosa dobbiamo fare, farlo, poi fermarci e riguardare il manuale. È praticamente impossibile. Quindi io consiglio, se uno vuole effettivamente fare una lezione di yoga, andare prima di tutto in palestra da un insegnante, che è la cosa migliore, oppure seguire un video, perché è sicuramente più comodo. Altro libro letto a gennaio, in questo caso so che vi piacerà perché ne ho parlato su Instagram e vi è piaciuto moltissimo, è Ikigai, il metodo giapponese, trovare il senso della vita per essere felici. Allora, in questo libro l'autore, anzi l'autrice, divide, diciamo, ciò di cui parla in due parti. La prima è una spiegazione di che cosa sia l'Ikigai, e la seconda sono degli esercizi pratici da poter fare per scoprire qual è il nostro Ikigai. Allora, Ikigai, che cos'è? In realtà
realtà non esiste una parola o una frase per poter definire che cosa sia l'ikigai. Per ikigai si intende ciò che ci piace fare, ciò che amiamo fare, ciò che ci riesce anche, quello che ci rende felici, è un po' il fulcro della nostra vita e a volte può essere anche il nostro lavoro, può coincidere ecco, anche con il nostro lavoro. Quindi questo libro tenta di farci capire che ognuno di noi ha delle abilità, ha delle capacità, ha delle passioni che andrebbero coltivate, ma che a volte non coltiviamo non soltanto perché non abbiamo tempo, ma a volte non le conosciamo neppure e quindi ci aiuta ad indagare su noi stessi per scoprirle. Ecco quindi che arriva il compito, il ruolo della parte degli esercizi e vi faccio vedere come funziona perché effettivamente ci sono tante parti in cui è necessario scrivere. Ecco qua, ci sono delle domande alle quali poi noi dobbiamo rispondere, una parte che spiega ovviamente, insomma che dà due nozioni e poi gli esercizi. In cosa consistono? Questi esercizi consistono nello scrivere degli argomenti più disparati, tanto che all'inizio ci può sembrare quasi che non coincidono tanto con quello che è proprio lo scopo del libro, perché ci chiede a volte di scrivere che cosa sogniamo, quali erano le nostre aspirazioni da bambini, oppure che cosa sogniamo per il nostro futuro, qual è il nostro desiderio più grande, oppure quali sono i traguardi che abbiamo raggiunto fino adesso, insomma tanti aspetti della nostra vita che noi elenchiamo così come ci vengono alla mente. Ci chiede poi di rileggere le nostre risposte, di organizzarle, insomma c'è un lavoro abbastanza impegnativo, tra virgolette, o comunque abbastanza approfondito su di noi, sul nostro passato, sul nostro presente e sul nostro futuro. Però alla fine ci si apre un mondo, ci troviamo davanti una serie di informazioni su noi stessi che avevamo dimenticato o che magari non conoscevamo neppure. Nel mio caso ha funzionato, io ho scoperto che oltre alla scrittura, che già conoscevo essere una cosa che mi piace tantissimo fare, che mi rende felice, ci sono anche altre cose che mi piacciono, come può essere lo yoga, che ho scoperto essere un'attività che veramente adoro, oppure l'aiuto del prossimo. Mi sono resa conto che nella mia vita le volte in cui ho lavorato per qualche associazione di volontariato o comunque ho fatto delle azioni che diciamo fossero in questo ambito qui, io mi sono sentita profondamente appagata. Ma in realtà non è soltanto conoscere queste cose che ci fa capire cos'è l'ikigai, ma è, una volta che le abbiamo scoperte, investire il nostro tempo su di esse. Se siamo fortunati, magari riusciamo anche a rendere, come ho detto prima, un lavoro il nostro ikigai, quindi insomma raggiungere proprio l'apice della felicità. Ma in ogni caso anche riuscire a trovare il tempo da dedicare a quello che amiamo fare può essere un modo per ricolorare la nostra vita. Inoltre state tranquilli perché l'ikigai non è lo stesso in tutta la vita, ovviamente in base alle fasi che attraversiamo questo può cambiare, quindi questo è un libro utile per tutta la vita, potrete rifare esercizi tra qualche anno e scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che avete abbandonato, che per il momento non è più parte così importante della vostra vita e magari qualcos'altro che invece volete portare avanti. Insomma, è un libro davvero carino che vi consiglio se cercate qualcosa che vi faccia capire qualcosina in più su di voi e che comunque risulti una lettura facile, comprensibile, leggera, che duri nel tempo e che vi accompagni in un percorso di consapevolezza. Passiamo adesso a una piccola nota dolente, l'unico libro che veramente non ho amato in nessuna maniera, però è anche vero che la parte più divertente a volte è proprio parlare di libri che non ci sono piaciuti, quindi mi divertirò a parlarvi di questo. Io odio Internet, un romanzo utile di Jared Kobeck, non saprei. Allora, questo libro sicuramente l'avete visto ovunque perché l'hanno inviato a un sacco di booktuber, ma in realtà è veramente orribile, cioè per me è veramente brutto. L'autore, oltretutto, proprio all'inizio del libro già mette le mani avanti e dice: questo è un romanzo brutto. Bene, ragazzi, sì, lui ha perfettamente ragione, è un romanzo brutto. Perché? Prima di tutto partiamo da questa idea di romanzo. Che qual è il romanzo che è alla base di questo libro? Una donna che nella sua, diciamo, gioventù è diventata mediamente famosa grazie a un fumetto che aveva realizzato con un amico,
Un giorno si trova a parlare davanti a una classe, mi pare dell'università. Dice delle cose un po' poco convenzionali, qualcuno la riprende, mette il video su internet e questo video diventa virale. E quindi lei deve un po' fronteggiare le conseguenze di essere, di aver espresso quelle determinate opinioni e quindi di essere famosa su internet, quindi i pro e i contro. In realtà questo è quello che è un po' alla base del romanzo, ma che in realtà viene totalmente sommerso dalla marea di informazioni che assolutamente non sono interessanti, che l'autore ci dà praticamente su tutto. Nel senso che la storia di questa donna, non ricordo neppure il nome della protagonista, si svolge proprio sotto una coltre di parole che sommergono il tutto, tanto che anche i personaggi che girano intorno alla protagonista li capiamo poco perché sono nominati talmente poco che non riusciamo nemmeno a conoscerli appieno. Perché poi in realtà di cosa parla l'autore? Di tutt'altro. Qualunque parola è la scusa per poter parlare di un altro argomento. Per esempio, stiamo parlando di Facebook, viene nominata Lady Gaga per un qualsiasi motivo. A quel punto parliamo per una pagina, mezza pagina, due pagine di Lady Gaga. Lady Gaga magari salta fuori che è nata in quella determinata città. E allora parliamo di quella città. In quella città era presente anche un determinato personaggio, magari che dirige un'azienda. E parliamo di quell'azienda, cioè ogni argomento si lega ad un altro sempre più lontano da quello che era poi l'argomento principale e ci sommerge di informazioni che non sono assolutamente interessanti, o almeno per me non lo erano. Parliamo adesso invece di quando non si sa come riesce a parlare di internet. Allora, quando cade quasi per caso nell'argomento internet, ecco che qui proprio l'autore si diverte. Allora, tutti quelli che usano internet e tutti quelli che usano i social sono dei cretini, sono degli stupidi che fanno tutti la stessa cosa, quindi delle pecore che seguono un pastore e che sono in realtà i pastori, sono dei malefici personaggi che dall'alto del loro potere sui social, perché gestiscono i social, riescono a controllare il mondo per degli scopi cattivissimi che solo loro conoscono. Ecco quello che lui riesce a trasmettere attraverso la sua descrizione di internet. Una cosa totalmente senza senso. Io sono la prima che dice che internet ha dei grossissimi difetti, primo fra tutti, soprattutto i social, la pubblicità che ci ha completamente invasi. Ma bisogna essere obiettivi, soprattutto se sei uno scrittore che utilizza le booktuber per promuovere il proprio libro. Quindi sparare così a zero su tutti quelli che usano internet, che usano i social, mi sembra un pochino azzardato, anzi mi sembra un po' ipocrita e a me non piacciono le persone così. Poi è ovvio, se avesse fatto un'analisi un pochino più obiettiva dei difetti che ha internet, che hanno i social, su certe cose gli avrei dato pure ragione, perché obiettivamente ce l'ha. Però ecco, è proprio il modo che è sbagliato, quindi mi sono trovata a dovermi trovare in disaccordo quasi su tutto. Ultima cosa che vi dico su questo libro è la scrittura. Prima di tutto ci sono tantissime ripetizioni, quindi tante frasi di seguito che iniziano tutte nella stessa maniera, forse per cercare di usare una scrittura un po' giovanile, un po' coinvolgente, ma moderna, ma assolutamente non è così, risulta molto pesante. In più c'è stata una frase che viene ripetuta tipo 680.000 volte in questo libro, ovvero lui quando parla di una persona, lo dice all'inizio, che è di colore, quindi ha la pelle nera, dice che ha molta eumelanina nello strato basale dell'epidermide. Questa frase viene utilizzata per descrivere tutte le centinaia di persone che vengono nominate in questo libro per farci capire se erano bianche, marroncine oppure effettivamente di colore. Quindi magari se parlava di me diceva Martina che non aveva eumelanina nello strato basale dell'epidermide, magari parlava di una persona indiana che aveva un po' di eumelanina nello strato basale dell'epidermide. Cioè non puoi descrivere tutte le persone di un libro che non so nemmeno io quante sono con la stessa frase, con 10 parole per dire se era di colore o meno. No, è risultato pesante, veramente brutto, un effetto proprio mi ha fatto completamente negativo. Quindi questo libro non mi è piaciuto, non lo leggete perché è brutto, lo venderò, lo rivenderò perché
non ha senso tenerlo in libreria, ecco. L'ultimo libro che ho letto a gennaio mi è stato inviato direttamente dall'autrice, ma non perché io le facessi pubblicità, ma proprio per un atto di semplice amicizia. Lo sto parlando di Diario di una famiglia vegan di Lucia Valentina Nonna. In questo libro l'autrice parla della sua esperienza personale, quindi di come lei si sia approcciata al mondo vegan e come abbia deciso quindi di diventare vegana a seguito di una serie di esperienze e di informazioni che ha ricevuto. Ma oltre a questo dà anche una serie di risposte a tutte quelle domande che abitualmente noi ci facciamo quando ci troviamo davanti un vegano, ed è molto interessante il fatto che lei appunto abbia raccolto queste domande e abbia dato una risposta, come per esempio come educherai tuo figlio, come farai con la mensa a scuola, come fai a preparare dolci senza uova e burro, da dove prendi quelle proteine che arrivano dalla carne, da dove prendi il calcio e così via. Io l'ho trovato utile perché oltre a rispondere a queste domande l'autrice dà un sacco di informazioni anche sulle motivazioni etiche che l'hanno spinta a prendere questa decisione, e questo è estremamente importante. Infatti lei ha deciso di darmi questo libro perché ha notato il fatto che io sto cercando di comportarmi in maniera un po' più consapevole, quindi di comportarmi nel mio quotidiano in una maniera che non soltanto faccia meglio a me stessa, ma faccia meglio anche all'ambiente. E obiettivamente conoscere ciò che mangiamo può essere un modo per aiutare l'ambiente. Lei evidenzia le crudeltà, per esempio, che vengono fatte sugli animali negli allevamenti intensivi, ed è una cosa gravissima, e tutti noi dovremmo cercare di mangiare carne, se proprio appunto non possiamo rinunciarvi, cercando di evitare questi tipi di allevamenti, perché non devono esistere, per esempio. Ma lei elenca delle cose qui che vi hanno veramente fatta rabbrividire. Per il momento io non credo che diventerò vegana, perché non mi sento in colpa a alimentarmi in una certa maniera, quindi non mi sento in colpa se non elimino determinati tipi di carne o determinati derivati dagli animali, ma è anche vero che modificherò alcune delle mie abitudini di appunto che uso quotidianamente quando acquisto il cibo, proprio grazie alle informazioni che ho ricavato da questo libro. Anche se appunto voi non vi sentite in colpa pensando che un animale è stato ucciso per cibarvi, perché questo fanno gli onnivori obiettivamente, magari però potreste non essere d'accordo sul modo in cui vengono trattati gli animali, quindi potreste volere che l'animale che state mangiando abbia vissuto una vita bella, una vita magari all'aria aperta, dove sia stato nutrito con cibi sani che lo fanno stare forte e in salute e che non lo spremono fino allo sfinimento, insomma. E quindi è anche per questo che ve lo consiglio, perché è un modo per cambiare qualche piccola nostra abitudine che può essere dannosa per l'ambiente. In più ci dà un sacco di spunti per variare la nostra dieta, quindi magari potremmo diminuire un po' la carne che mangiamo ogni giorno, che obiettivamente non ne serve così tanta, e scoprire anche cibi nuovi, combinazioni nuove, nuove ricette che ci faranno anche scoprire nuovi sapori e porteranno insomma un po' di arricchimento nella nostra dieta. Quindi insomma un libro estremamente interessante, mi ha fatta riflettere tanto, e lo terrò in libreria con grande piacere, non solo perché me l'ha inviato un'amica, ma anche perché è un libro che mi ha trasmesso qualcosa. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato dei nuovi spunti di riflessione, ma soprattutto degli spunti di lettura per nuovi libri. Non leggete, io odio internet, ma a parte questo, niente, fatemi sapere insomma voi cosa avete letto a gennaio, se mi consigliate qualcosa, perché come vedete io i vostri consigli li seguo. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!